cominciare a fare un percorso di formazione all'interno delle scuole e quindi con i ragazzi, anche perché abbiamo visto che alcuni dati non sono proprio a favore di Piacenza. Infatti Piacenza ha la maglia nera, come si dice, per quanto riguarda la percentuale di femminicidi all'interno di tutta la regione Emilia-Romagna. Sulla base, insomma, di tutti questi dati che abbiamo ricevuto, quindi abbiamo cominciato a cercare di rivolgerci alle generazioni più giovani e quindi agli adolescenti, con la speranza di poter lasciare dei messaggi positivi proprio per cercare di combattere questo fenomeno.